Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG Scout. Il tema che affronteremo oggi è il coraggio, in particolare quello di liberare il proprio futuro. Per questo vi proponiamo delle testimonianze di alcune persone che hanno costruito da sé il proprio futuro. Diamo adesso la parola al nostro inviato che ci parlerà di un'esperienza che il nostro clan ha vissuto questo gennaio a Lung. Questa sera parleremo dell'associazione Don Milani, che è nata da poco a Lung. Questa associazione ha come principale scopo quello di ridurre la dispersione scolastica all'interno dei nostri territori e vede come rappresentanti associativi il signor Cesare e Gianluca. Quest'ultimi, a inizio gennaio, hanno avuto il piacere di invitare il clan del San Marcone a recarsi nella loro sede per prestare i loro servizi. Ora passiamo direttamente la linea a uno dei membri che ha avuto il piacere di aiutare l'associazione. Nei primi giorni di gennaio ci siamo recati alla sede dell'associazione presso Lung, incontrando il presidente Cesare e il suo collaboratore Gianluca, entrambi esponenti dell'associazione Maestri di Strada Onlus, che aiutano molti ragazzi disagiati. Essi ci hanno raccontato le loro esperienze e le loro azioni di coraggio, cioè di come hanno messo in secondo piano le loro ambizioni lavorative e si sono dedicate alla formazione di questi ragazzi. Durante il nostro pernottamento nella struttura dell'associazione abbiamo contribuito a migliorare il piazzale antistante, un gesto apparentemente insignificante ma che, nella sua semplicità, rappresenta quanto detto da Bibi: lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato. Noi naturalmente, con lo scopo di rendere ciò un vero e proprio servizio, torneremo in quella struttura. Lì abbiamo passato momenti indimenticabili che ci hanno fatto crescere e maturare. Grazie per l'attenzione, linea allo studio. Le prossime testimonianze saranno quelle di Caterina Federico e Luigi Mazzei. Essi ci racconteranno in prima persona la loro esperienza di vita. Luigi Mazzei, per noi Gigino, è uno dei pilastri fondamentali del nostro gruppo scout. Dopo aver lasciato l'università si dedica nel sociale e una delle sue passioni principali è l'agricoltura e il suo mondo. Non ho lasciato l'università perché mi avevo avuto in mente di fare altro. Adesso, al di là delle scelte, ma è convenuto, è meglio fare l'agricoltore, è meglio fare l'ingegnere, il medico, queste sono cose che poi ognuno verifica rispetto alle proprie, come dire, potenzialità, alle proprie voglie. Ecco, ero alla ricerca di qualcosa. E molte esperienze sono maturate nel campo scout, no? Allora, io mi trovo a San Marco per questo, fondamentalmente. Io abitavo a Cosenza. Ancora oggi penso che molte delle riflessioni o delle osservazioni che facevano papà e mamma mica erano sbagliate, no? Cioè non erano sbagliate, ma tu hai questo e quest'altro, lasci tutto per fare una cosa più faticosa, più rischiosa, no? Perché non è facile, per esempio, fare l'agricoltura, l'agricoltore. Quindi avevano ragione in alcuni campi, insomma, per alcuni aspetti, però se era quella la strada, era quella, insomma. Posso conquistarmi un posto, posso conquistarmi uno stipendio, posso avere, come dire, il necessario per vivere con lo sforzo delle mie capacità, poi che sia facendo agricoltore, che sia facendo architetto, che sia facendo il medico, il negoziante, non ha importanza tanto la cosa specifica, ma è importante il fatto di credere che non devi dipendere da qualcun altro. La prossima testimonianza sarà di un altro nostro capo scout, Caterina Federico. Il suo coraggio sta nell'aver trasformato il suo hobby in un vero e proprio lavoro, senza pensare alle conseguenze. Allora, quando Leo mi ha detto vieni a dare una testimonianza di coraggio, io ho detto mi ha fatto un pochino riflettere, perché fondamentalmente quando io vi dicevo che il mio non è un lavoro, è perché comunque io lo faccio in modo naturale. Spesso dico che è stato il lavoro, questo tipo di lavoro, a scegliere me, per tutta una serie di coincidenze, per tutta una serie di cose che non ci spieghiamo, che capitano nella vita, io mi sono ritrovata, insomma, a fare questo. Cioè, forse il coraggio del fare il mio lavoro è quello di seguire giorno per giorno gli eventi e di essere giorno per giorno testimone di quello che faccio per questi ragazzi. Questo è tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione. Ci vediamo alla Route Nazionale. Ciao!